È difficile. Fai il tuo gruppo, ti esibisci in acustico, se capita anche da solo. E poi, se molli, devi ricominciare sempre da zero. Molti parlano di una strana alternativa, della direzione che tutti ormai prendono. Aspetta un attimo. X Factor? E se partecipassi alle prossime audizioni di X Factor? Che sia questa la strada giusta? What do I do without just my mood? Drawing me in and you're kicking me out. Got in my hair spinning. No, I can't be in your job. What's going on in a beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what it means. But I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. And you're crazy and out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. And give you all to me, I give my all to you. You're my hand and my beginning. Here when losing, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. Is all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. I give you all to me, I give my all to you. You're my hand and my beginning. Even when losing, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. E questo era il brano All of Me del grande John Legend, interpretato qui a X Factor 2015 dal nostro Michele Mirenna. Michele Mirenna, che ricordo a tutti voi che potete votare da oggi digitando il codice 01 a partire da questo momento attraverso WhatsApp, Instagram, Twitch, Facebook, Twitter, YouTube e da oggi anche dal vostro medico di fiducia. Ma Michele, com'è andata oggi questa tua interpretazione? Guarda, io sono contentissimo perché credo di aver dato il massimo, ma soprattutto credo di essermi divertito e quando ti diverti io penso che vada tutto benissimo. Ma nonostante io sia un ballerino nato, non è questo oggi il momento e l'adatto per ballare. Quindi iniziamo a vedere cosa e a capire cosa ne pensano i nostri giudici della tua performance, Michele, e iniziamo proprio da te, Fedez. Ma in realtà a me il pezzo è piaciuto. Che cazzo me ne frega? A me in realtà il pezzo è piaciuto. Poi gli anni passano e non si cambiano. Davvero credi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sorridi quando c'è il sole. Devi smetterla. Francesca Michelin, magnifico, sei magnifico. Ho vinto 3 dischi di platino con questo brano. E che cazzo me ne frega? Comunque vorrei fare, io direi di fare un saluto e un ringraziamento speciale alle coreografie di Luca Tomasini. Grazie Tomasini. Anche se vuoi. Per il resto il pezzo è arrangiato bene. Secondo me la scelta di giudice fa schifo. Però che cazzo me ne frega? Io sono Fedez.
Ok, grazie mille Fedez, e proseguiamo proprio con te, Mika. Allora, ciao Michele, questa canzone io ho ballato quando ero piccolo, avevo 15 anni, nella mia stanza io ballavo questa canzone sul letto in candle, Fedez, come si dice, in mutande, quindi io molto legato a questa canzone, però oggi per favore io prossima volta voglio sentirti in italiano. È tutto cantato bene, ma forse un po' troppo melanconica, ma io sono, lo sai, l'ho detto molte volte, io sono molto più grande fan, quindi bravo Michele, bravo. E adesso è il turno del nostro Elio. Ma di Michele, ascolta, tu non è che stasera non sia stato bravo. Io l'ho scritto anche sul Twitter poco fa. Tu sei stato bravissimo. A parere mio la scelta del giudice è stata un po' azzardata. E il brano a me non è che non lo conosco, il brano lo conosco, ma è che il problema è che a me il brano fa letteralmente cagare. Quindi ci sono stati problemi di intonazione, è ovvio, su una scala da 1 a 10 ti posso dare 3. Ma fermo, nonostante tutto, tu oggi per me sei stato credibile. E concludiamo quindi con te, la nostra rocker Skin. Cosa ne pensi dell'interpretazione di All of Me di Michele Mirena? Allora, Michele, io penso che questa canzone è un po' troppo debole. Tu hai dentro un'anima rock, e quindi penso che un po' prossima volta tu un po' io penso tu debba deve essere una star, a stella, a star, quindi penso che attacca. E non mi pagano abbastanza per questo. Bene, allora, cari telespettatori, votate. No. Meglio continuare per la mia di strada. Ogni strada esiste una direzione giusta e una sbagliata. Come in ogni obiettivo da raggiungere esiste un percorso da intraprendere fatto di scelte. E tutto ciò sicuramente è fatto di presente e passato per sperare in un futuro migliore. Sembra la reclama di uno spot politico. In un sistema questo, quale è quello di YouTube, in cui sempre più persone famose tendono a fare cose di non loro competenza. Che cosa ho detto di non loro? Tendono a fare cose che non sono di loro competenza, avvicinando la realtà di YouTube a quella televisiva, io perdo sempre di più voglia di rimanere qui, su YouTube. Perdo sempre più voglia allo stesso modo come perdo sempre più voglia di intraprendere la mia strada nella musica attraversando quei percorsi che avete visto ad inizio video. Ecco perché il Michele Mirena Channel, ecco perché non è più tempo di Tracciando, io recensisco puntate extra, puntate ufficiali e quant'altro. Ci saranno ancora, ma da ora in avanti questo spazio, questa meravigliosa e mistica realtà quale è YouTube, verrà utilizzata per quella che è veramente. Senza fare nomi, quest'ultima domenica, nel mio ultimo concerto al Bevalù, qui a Milano, ho trovato tra il pubblico un ragazzo che mi è venuto ad ascoltare e ha comprato addirittura il mio disco, ed è un ragazzo che mi seguiva e che mi segue su YouTube. Questo è YouTube, quindi a me va benissimo. Buona musica. Ciao!